il mercatino di Natale è una delle manifestazioni, anche la manifestazione di Monbarosso, perché è la più importante a livello comunale in assoluto. È un qualcosa che stiamo preparando naturalmente quest'anno e da anni, e ogni anno sta aumentando come valore rispetto ad ogni precedente esercizio. È un qualcosa che ha coinvolto e sta coinvolgendo tutto il territorio, tutti i cittadini, dalle associazioni ai dipendenti comunali, alle parrocchie. Praticamente abbiamo un paese in festa che sta lavorando per creare una situazione veramente di tutto rilievo. È un, come dire, poi la partecipazione a questo evento anche della provincia di Bolzano e il comune di Bolzano, oltre che all'associazione turistica, darà un qualcosa in più ad un evento che è veramente una cosa da non dimenticare. Speriamo che quest'anno ci aiuti anche il tempo, che è un fatto anche questo molto importante. Dal punto di vista organizzativo sicuramente non dovremo avere problemi, dovremo creare un evento che, visto tra l'altro diciamo, la collocazione ambientale di dove si svolge, e dovrebbe essere veramente un qualche cosa che sul territorio, cioè in questa che viene definita la provincia bella, in un comune come il nostro può avere soltanto un rilievo del tutto particolare. Un'iniziativa lodevole è quella della collaborazione fra amministrazione provinciale, comune di Monbarosso, Proloco di Monbarosso e l'autorità, l'agenzia turistica di Bolzano, che quest'anno vedono il completamento del gemellaggio iniziato dalla scorsa legislatura, con un evento che congiunge tradizioni, gemellaggi di tipo turistico, ambientale, artigianato, una buona collaborazione, una sinergia che sicuramente porterà buoni frutti e anche una ricaduta notevole da un punto di vista turistico ad un evento che sta entrando di fatti nell'elite della nostra provincia per quello che riguarda il Natale. Siamo arrivati anche quest'anno, è Natale 2014, con un grandissimo evento che l'accordo con la provincia autonoma di Bolzano, il comune di Bolzano e l'azienda di soggiorno, che parteciperanno quest'anno ai nostri mercatini di Natale con dei loro espositori, ma la cosa più importante, più bella, che ci ha fatto veramente piacere, il bellissimo dono della provincia autonoma di Bolzano, che è l'albero di Natale, che è già stato installato nella piazza di Monbarosso, che verrà acceso domenica pomeriggio alle ore 15 alla presenza di tutte le autorità provinciali, ma anche scenderanno per questo grandissimo evento anche le autorità della provincia autonoma di Bolzano, dell'azienda di soggiorno e del comune di Bolzano. Poi avremo il paese arricchito da bellissime magie del Natale, che sono il paesaggio invernale, la casa di Babbo Natale. E abbiamo dei giochi, il laboratorio per i bambini, abbiamo un laboratorio di fiabe, abbiamo l'albero dei doni, l'albero del riciclo, e abbiamo anche quest'anno per la prima volta in collaborazione con il Vespa Club di Fano e i Babbi Natale che arrivano direttamente da Fano in Vespa e porteranno dei doni ai bambini. Dopo lo svolgimento delle manifestazioni legate all'enogastronomia che si svolgono nel periodo autunnale in tutta la provincia, che vedono al centro dell'attenzione in modo prevalente il tartufo, parte il periodo natalizio e la provincia di Pesarubino si è caratterizzata negli ultimi anni mettendo in rete tutte le manifestazioni legate a Natale. Da lì è nata la richiesta da parte del comune di Monbarosso, nel momento in cui svolgevo il ruolo di assessore al turismo, di collegarsi alle manifestazioni dei mercatini natalizi dell'Alto Adige, del Nord Italia, mercatini che sono sicuramente importanti, famosi, che vedono anche una grande presenza di pubblico, sono sicuramente un'attrazione turistica. E grazie all'amicizia con Yuri Andriollo che è nato questo rapporto, Andriollo che ha abitato a Fano, che ha sposato una signora fanese, grazie a lui si è aperto questo rapporto con l'azienda autonoma di soggiorno di Bolzano, con il comune di Bolzano. Ricordiamo che Andriollo è consigliere comunale al comune di Bolzano. Ho svolto questo ruolo da ex assessore provinciale e oggi ovviamente grazie all'amicizia personale si è concretizzato questo che potremmo chiamare un gemellaggio. Non è formalmente un gemellaggio, ma è un rapporto che potrà sicuramente concretizzarsi. Le manifestazioni di natalizia della provincia di Pesarubino sono tante, sicuramente oggi sul mercato possiamo registrare un brand, le manifestazioni del Natale in rete della provincia di Pesarubino importanti quasi quanto quelle dell'Alto Adige.